continuano gli appuntamenti dalla Gamescom 2014. Durante il secondo giorno di fiera abbiamo avuto modo di vedere e provare finalmente Battlefield Hardline. Gli sviluppatori si sono concentrati soprattutto sulla componente singolo giocatore. Era la prima volta che la vedevamo in azione e è stato mostrato sostanzialmente un livello della campagna, o come preferiscono chiamarlo gli sviluppatori, un episodio. Dato che la campagna si svilupperà proprio come una, sostanzialmente una serie TV, con anche dei finali cliffhanger. L'episodio che ci è stato mostrato cominciava con la cattura del protagonista da parte di dei trafficanti di droga, anche perché ricordiamo che Hardline è sostanzialmente uno spin-off e il tema principale sarà proprio quello del traffico di droga al confine tra Stati Uniti e Messico. Il protagonista veniva sostanzialmente incarcerato da questi trafficanti di droga, riusciva poi a liberarsi e lì cominciava una sequenza action. Questa poteva essere portata avanti sostanzialmente in due modi. La prima, praticamente ad armi spianate, con il gameplay abbastanza classico della serie. La seconda invece in modalità stealth. E qui ci sono alcune meccaniche che possono essere implementate, tra cui la possibilità di tirare un bossolo per terra producendo così rumore e attirando le guardie in delle trappole, oppure la possibilità di tirare fuori il palmare del protagonista ed utilizzarlo sostanzialmente per marcare i nemici, i quali successivamente rimangono evidenziati sia sulla minimappa sia tramite delle icone in sovraimpressione sulla visuale normale. Quando invece si passa alla l'azione diretta, ovviamente la distruttibilità del Frostbite 3 la fa sempre da padrone, e forse in Hardline ancora di più che nei capitoli tradizionali di Battlefield, dato che i combattimenti sono molto ravvicinati, quindi la distruttibilità è estremamente spettacolare. Durante la Gamescom sono state anche annunciate due nuove modalità multigiocatore. La prima si chiama Rescue e ricorda un po' l'appena annunciato Rainbow Six Siege di Ubisoft, ossia ci sono due squadre, una di poliziotti e l'altra di terroristi. La seconda deve cercare praticamente di mantenere il più possibile la presa di un ostaggio, mentre i poliziotti devono cercare di liberarlo. Non l'abbiamo potuta provare, ma gli sviluppatori ci hanno spiegato come questa modalità sia stata creata principalmente per promuovere il gioco negli ambienti e-sport. Naturalmente rimane da vederla in azione per capire meglio questa affermazione. Abbiamo invece provato Hotwire, che è sostanzialmente una modalità a punti di controllo, dove i classici punti da conquistare sono sostituiti da dei veicoli. Quindi bisogna mettersi subito alla guida di questi veicoli, che sostanzialmente sono taggati fin dall'inizio, e cercare di rimanere al controllo di questi veicoli il più possibile, perché guidandoli continuativamente si fanno guadagnare punti alla propria squadra. Questa modalità è piuttosto dinamica e ci è piaciuta molto. Durante una successiva intervista con gli sviluppatori, questi ci hanno anche rivelato che almeno altre due modalità multiplayer ancora non sono state annunciate. Quindi sembra proprio che il rinvio della data d'uscita di Hardline stia facendo bene al prodotto e stia dando il tempo agli sviluppatori di, insomma, arricchire quell'offerta che inizialmente era sembrata un po' scarna e che aveva suscitato le polemiche iniziali. A questo punto, insomma, il progetto ha assunto una nuova e più incoraggiante forma.